Ma guarda dove vanno a fare le curve. Madonna. Boh, cioè, ma io, boh, ma ha mancato poco il pullman, eh. Sì. Bene fan, siamo arrivati allo Zorai, sono le 4.52 e non mi capita da anni di tornare così presto da un giro. Quindi, visto che è abbastanza presto, ho convinto Luna ad andare a fare due foto in un punto molto figo. Non è che mi hai convinto, mi hai detto andiamo, va bene. Sì, nel senso che sono stato abbastanza persuasivo nel dirti di andare. Ho detto, ti ricordi quel posto figo? E quindi adesso rifaremo un pezzettino di strada che abbiamo fatto stamattina per arrivare a Pedralonga. Mi piace proprio disegnare sui muri, i sardi. Sì. Praticamente proseguiamo un pezzettino sulla strada per Baunei e poi gireremo a destra. Guarda, cazzo, va a fare le curve questo idiota! Meno male che abbiamo trovato traffico solo adesso e non durante tutto il giro, perché quando trovi tante le macchine su quelle strade qua è sempre un casino superarle. Sì. Ma guarda dove vanno a fare le curve. Madonna. Boh, cioè, ma io, boh, ma ha mancato poco il pullman, eh. Sì. Ma qua, guarda. Due. Questo che è andato nell'altra corsia e l'altro che per superarlo a momenti andava nel guardrail. Guarda! Ma che bisogno c'è di far così? Bene, porca puttana che buca. Siamo arrivati allo svincolo. Adesso accendiamo tutta l'attrezzatura. Luna come al solito si ferma in un paese diverso dal mio. Basta che ci muoviamo, che non ci facciamo superare ancora da quella che magari viene da questa parte. Io ci sono la GoPro. Io anche. Andiamo. Vai pure davanti tu, tanto è solo una la strada. Attrezzatura accesa. Pedralonga 3 km e qui praticamente entriamo in un canyon vero e proprio. Molto figo anche questo. Qua eravamo andati a mangiare. Uttolo. Sì. Guarda giù il mare che si vede tutto. Ma
Poi c'erano le capre sulle montagne l'altra volta. Sì. E io che urlavo per sentire l'eco. Beh. Beh. Flashback. Luna Colombo fa l'eco. No. Dai. No. E. No. E. No. I. Fala te. Faccio io. Dai. Non male. Hai spaventato anche le capre, poverine. Ah! End of flashback. Problemi? Mi sa. Guarda che pareti rocciosa strapiombo. Caso una capra. Oh, una caprettina. Una capra. Capra, capra. Perché la capra è l'animale più bello. Dopo la donna. Guarda che spettacolo. Molto bello, però io lo supero, eh. Eccoci qua a Pedralunga, eh. Guarda quante barche. Madonna, cos'è? Un sacco. Un po' troppe, sembra un'autostrada. Il Gaidane, il Gaidane. Sì, veramente, pare un'autostrada più che un pezzo di mare. Vado giù ancora? È finita la strada, dove vuoi andare? No, c'era anche un pezzettino lì, non ti ricordi? Ah, sì. Comunque, no, di lì no, di qua. Bene fan, siamo arrivati giù a Pedralunga. Questo è un pinnacolo di pietra alto non so quanti metri, ma un bel po'. La strada passa di là in mezzo al canyon, molto fico. Ma direi di non perdere ulteriore tempo e di andare a fare le foto. Esatto. Bene, Pedralunga ve l'abbiamo fatta vedere. Adesso risaliamo un pezzettino e ci fermiamo in qualche punto panoramico a fare le foto, che vedrete su Instagram. Perciò se non ci seguite su Instagram, iniziate a seguirci. Questo qua è parcheggiato proprio in mezzo alla curva. Ti ricordi con la Y come arrancava? Mamma mia. L'anno scorso siamo venuti sempre qui con la Y di Luna e porca bestia quanto arrancava. Bene fans, ci fermiamo, facciamo tutte le foto. Eccoci, ci siamo fermati qui a Pedralunga a fare le foto. Col casco manca proprio l'ossigeno. Cioè fa proprio caldo, sto per svenire. Le foto le abbiamo fatte, adesso vi facciamo vedere il paesaggio. Risaliamo in moto, andiamo avanti proprio in mezzo al canyon, dove perlomeno ci sarà l'ombra, e facciamo qualche altra foto. Il paesaggio da Pedralunga è così. Questa è la Pedralunga. Questi sono tantissimi gommoni, tantissimi, sembra un'autostrada marina. Queste sono le moto e Luna, su cui adesso risaliamo e andiamo a fare altre foto. More moments later. Ma perché c'è di tutto per 3 metri? Perché magari sono 20 e perché la salita già è corta. Moto riaccese,
andiamo a cercare il secondo punto panoramico. Luna Colombo, vuoi rilasciare un commento? Guardate, 28 dicembre. E fa caldo, non è che... Potrei anche togliermela. Sì. Anzi, la toglierò. Ta-ta. Guardate, e non ho freddo. Hai il top abbinato? Certo. Che stile. Tac. Siamo per da Longa di Baunei. Guardate qua. Che giornata della Madonna. Andiamo al mare? Fare il bagno? Sì. Andiamo.